Ciao amici di Molise Web TV, anche quest'anno si sono aperte le porte del presepe vivente di Guardia Alfiera per la sua 29esima edizione. Mestiere e personaggi in mostra con la caparbietà di chi vuol far sempre di più e meglio. Appagati del resto dalla visita di tante tante persone. Come sempre allora, un viaggio nel passato tra antichi mestieri che rivivono e prendono forma con gioia e sentimento, con la voglia malcelata di stupir sempre di più in un turbinio di acque, cascate, quasi a voler fare a gara con quelle del Biferno che scorre sotto nella vallata, quasi a voler gareggiare con acque ormai imbrigliate e distese al lago in quel che furono le terre del Sacramento. Fiume d'acqua, fiume giallo di grano, grano macinato pulito che poi da farina diventa pane, focaccia, offerta con semplicità, con voglia di accogliere i visitatori e dare loro il senso di benvenuto. In una serata, dove la luce delle torce sembra quasi calmare il freddo che ti assale tra i vicoli del presepe addobbato, rivivi scene antiche, lavori quasi persi, rilegati nella memoria di persone anziane, con una voglia altresì di tramandare il tutto. Thank you.
erano vecchie scene di una storia tramandata e scritta con giovani comparse vogliose di far bene e regalare gioia in un contesto sempre più competitivo di ammaliar il visitatore. Pastori, guerrieri, gente comune, tutti da corollario e in funzione di una natività sempre toccante che lì nella chiesa, tra colonne antiche, paglia, angeli e un tepore suggestivo, ti prende, ti consegna attimi di vera emotività. Guardi Alfiera, nel riproporre anno dopo anno un presepe ormai entrato nella tradizione e vita di tutti gli abitanti, riesce così a segnare in te un momento di pace, una voglia di bello, un momento di gioia che regalandoti ti ha fatto sempre più sereno, pagato e voglioso di essere migliore, nel senso del Natale stesso. Sperando allora di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.